Pur lavorando in televisione, facendo il giornalista, mi ritrovo pochissime volte davanti al piccolo schermo, forse la visione di qualche film, ma altre sono passioni che mi portano distante da questa realtà. Poi ci sono volte in cui recupero qualcosa che mi sono perso, mi arrivano notifiche o segnalazioni e attraverso il web rivedo degli estratti. Ecco. C'è stata una trasmissione, un quiz televisivo che ha molto attirato la mia attenzione e mi ha portato a osservare il gesto di un conduttore che mi ha molto colpito, a tratti anche infastidito e Bentrovati su Scalo a Grado, un podcast di approfondimento su fatti e visioni del nostro tempo, a cura di Giovanni Villino. Faccio parte di una generazione, sono nato alla fine degli anni 70, che è cresciuta con diversi stereotipi, alcuni anche molto marcati, specialmente alle mie latitudini, il sud Italia e la Sicilia. Soltanto negli ultimi 20 anni si sta veramente lavorando affinché le nuove generazioni acquisiscano maggiori consapevolezze, parlo del rispetto reciproco, la diversità, la cultura della non violenza, la tutela dei più deboli. Ma vado subito al punto. Guardavo divertito la partecipazione di una ragazza palermitana a un quiz televisivo, lei molto loquace, a tratti un fiume in piena. Probabilmente sarà stato anche un escamotage suo per garantirsi una maggiore presenza in TV, almeno in termini di tempo. E in fondo questa ragazza teneva bene la scena, così come i conduttori, devo dire, anche il gioco, c'era un gioco delle parti tra la concorrente e i due conduttori, si andava dalla noia alla perdita di pazienza. Questo viene portato avanti per qualche minuto. A un certo punto però i toni cambiano, è il momento in cui uno dei due conduttori si avvicina alla ragazza per lanciare la pubblicità. Lei non si arresta, continua a parlare, irrompe, intervenendo anche simpaticamente. A questo punto il conduttore è spazientito e urla basta, portando le mani al collo della concorrente, un gesto che a me ha richiamato quello dello strangolamento. C'è l'ironia, è chiaro, c'è questo contesto da considerare, come anche evidente dalle immagini, l'ilarità che genera questa stessa azione crescendo in uno studio che poi applaude e sorride. Ma c'è qualcosa che comunque in me non torna. Ho osservato più di una volta il filmato per vedere se magari ero io in un momento particolare, ma no, le cose sono andate effettivamente così. Adesso quello che mi pongo io è un problema sul piano dell'opportunità e mi chiedo, era necessario quel gesto? Era inevitabile? Io non metto in discussione né l'ironia né il contesto goliardico, è nota proprio che la conduzione di questo personaggio del mondo dello spettacolo, si muova proprio sulla presa in giro simpatica, dei concorrenti, ma quel gesto, inserito poi nel flusso attuale degli episodi di violenza sulle donne, mi ha fatto riflettere, eppure tanto, noi stiamo vivendo tempi particolari che hanno per fortuna alzato l'asticella dell'attenzione sui rischi e i pericoli, su responsabilità e anche sulla prevenzione di certi fatti. Prima per sorridere ci si prendeva gioco dell'orientamento sessuale di una persona, della sua corporatura, dei difetti somatici, insomma, questo era quasi considerato normale. Oggi invece sappiamo quanta sofferenza possa generare una battuta. Però
Da un lato è vero, sono cresciute le sensibilità, dall'altro però, per fortuna, ci sono anche consapevolezze che crescono. Ecco perché da un'emittente televisiva nazionale, vista da milioni di persone, mi sarei aspettato qualcosa di diverso, anche perché non manca poi al conduttore la sagacia e l'intelligenza nel saper trovare un modo alternativo, eppure più simpatico, di fermare quello che alcuni potrebbero definire uno sproloquio. Io in descrizione inserirò il link dell'articolo di un quotidiano online che fa vedere proprio questo filmato, e proprio davanti a quelle immagini torno a sottolineare l'importanza di evitare alcuni gesti che sono ingiustificabili e che a me oggi fanno poco sorridere.